Sì, anche i primi 20 minuti sono stati decisamente un po' in difficoltà, visto, considerando che al più crocifisso d'inizio anche lì la spinta. Poi c'è stato un cambiamento radicale nella ripresa, però purtroppo ci ritroviamo ancora. Sì, parliamo di 5 risultati utili consecutivi, da considerare però che sono 4 pareggi, prima vittoria che Panzani in questo momento, come diceva Maita, ha bisogno della gara della svolta per dare in forza alla classifica, bisogna giocare solo ed esclusivamente il giorno in poi dalla classifica. Sì, tanto per le prestazioni e per le parole, lascio il tempo che trovo. Sì, sicuramente siamo partiti distratti più che altro. Loro sono partiti forti, dopo, secondo me, dopo 2 o 3 occasioni loro abbiamo capito che ci facevamo male, capito, da soli poi. Quindi sicuramente la striscia positiva va bene, di 4 pareggi, ci vuole qualche vittoria sicuramente. Però per come eravamo messi prima di queste 5 partite dico che vanno più che bene. Quindi da qui si può ripartire? Si deve ripartire assolutamente, perché il girone C è un girone difficile e non dimentichiamo che noi giochiamo con 9 under oggi, e la scorsa partita con 9 under, quindi tra virgolette è un girone dove viene tanta gente allo stadio, quindi giocare con 9 under è sempre stato è difficile, no? Quindi diamo merito anche alla società che ha trovato dei giovani giusti, perché secondo me c'è gente di valore e gente che può far bene veramente. Anche perché questi 5 risultati consecutivi sono tenuti solo esclusivamente con l'ingresso in campo dei giovani. Cosa che all'inizio non c'è stato, con gli anziani non si è fatto niente, anzi. Sì, sicuramente in questi momenti. Voi difensori centrali ne sapete qualcosa? Sicuramente in questi momenti il giovane con la freschezza può mettere qualcosina in più, quello sicuramente. Però io credo che la società adesso sappia cosa bisogna fare per gennaio, quindi sicuramente lavoreranno anche per noi. Senti, prova positiva la tua anche oggi, diciamo un Prestia rinato da quello che ha. No, un Prestia che sapeva delle sue potenzialità che non sono state espresse. Naturalmente dico che sono andato anch'io in difficoltà in un certo periodo del campionato, però un Prestia che giustamente ha un fisico particolare, ci ha bisogno un po' di tempo. Vengo da 2 infortuni gravi e quindi Prestia non è ritornato, Prestia che già c'era, solo che ha bisogno di tempo. Grazie.